gli uffici hanno costantemente monitorato la situazione. Ogni volta in cui sono verificati dei danni derivanti dagli eventi meteorologici, a partire per dire dal grande evento del 2015, ma poi anche in precedenza, a seguire purtroppo ce ne sono stati altri eventi gravi, anche se più limitati, perché purtroppo adesso sono più frequenti. L'assessorato e gli uffici hanno sempre segnalato quelle che sono le emergenze. Pertanto queste risorse che sono arrivate sicuramente vanno a dare una mano appunto, porre rimedio a queste situazioni di pericolo che si sono verificate nel tempo. La speranza è appunto che a queste risorse che sono ora pervenute, se ne possono aggiungere altre e soprattutto possa essere dato alla provincia in futuro una maggiore sicurezza di risorse, di possibilità insomma, di avere a disposizione risorse affinché si possa attivare una forma di programmazione ancora più efficace di quella attuale, che negli ultimi anni ha risentito del fatto che le province sono state depauperate, quindi molte risorse, ma proprio milioni di risorse, 12 milioni, 15 milioni, 17 milioni di euro sono partiti dal territorio piacentino per andare a Roma. Ora la situazione si è modificata, abbiamo visto, perché già a partire dall'ultima fase del governo precedente e poi anche con il successivo sono state già programmate risorse certe che consentiranno appunto ai tecnici della provincia di mettere in atto una serie di intervento molto, molto importanti. Al di là di quelli relativi alla protezione civile, ci sono appunto i lavori di messa in sicurezza di arterie importanti, trafficate, che avevano bisogno di interventi, e anche nell'ultima occasione, l'ultimo consiglio provinciale, in cui si è votata appunto una variazione di bilancio, alla stessa minoranza ha approvato gli interventi previsti, per esempio quelli sulla strada di Corte Maggiore. C'è un primo intervento di una serie che immagino proseguiranno nel tempo, che vanno nell'ottica appunto di rendere più sicura quella strada che ha una grande lunghezza, cioè molto lunga, e ha una carreggiata piuttosto stretta, inadeguata al traffico attuale.